Massimo Merillo, Sporting Sala Consilina Giovanissimi, una grande realtà, un campionato dopo una bella partita e una bella vittoria. Innanzitutto buongiorno a tutti i telespettatori. Niente, stavamo qui a commentare un attimo la partita che purtroppo per vicende climatiche non si sono potute esprimere al meglio tutte e due le compagini, sia del Sapri che dello Sporting Sala Consilina. Siamo stati qui niente, a divertirci perché i ragazzi alla fine hanno giocato, tra virgolette, per quello che si poteva, ma alla fine il campionato è fatto anche di questo. Le partite si giocano con il sole, si giocano con l'acqua. Ci ritroviamo qui a tentare di combattere per il campionato Ecco, io e... questo ti volevo dire, c'è una squadra giovanissimi che si appresta a vincere questo campionato, perché, ma adesso mancano 3 giornate, per la squadra che è in vetta alla classifica, mentre dall'altra parte c'è il campionato allievi dove siete leggermente in sofferenza. Purtroppo sì, abbiamo questa carenza data dal fatto che ci siamo ritrovati con una compagine di ragazzi che non tutti erano pronti a poter essere diciamo, proiettati in un campionato così, tra virgolette, ostico e semiprofessionale. E ci ritroviamo qui un attimo a prendere le difese, a tentare di far giocare questi ragazzi, pur facendogli capire un attimo come si possa fare allenamento e come si cresce nella vita. 30 secondi per Sporting Sala Consilina, la realtà calcistica del settore giovanile. Ci vuoi fare una storia velocissima? Allora, innanzitutto mettiamo come capostipite il nostro presidente, il dottor Antonio Detta, con tutti il vicepresidente Giuseppe Detta, e io direttore generale, un po' direttore sportivo Antonio Melillo, tutti i mister ringraziamo da parte di tutti. Ci ritroviamo insieme da quest'anno per tentare di creare una situazione un movimento calcistico più che altro, qui nel Vallo di Diano, perché alla fine non ci proiettiamo solo su Sala Consilina, ma nel Vallo di Diano, dove i nostri ragazzi possano tentare di avere uno sbocco verso l'esterno. Bruno Nettuno, allenatore dei giovanissimi della SD Nuova San Vito Sapri. Innanzitutto i complimenti per una squadra che gioca a calcio anche sul terreno impraticabile. Sì, è vero, purtroppo oggi non c'è stata partita, noi non siamo abituati a giocare in queste condizioni perché comunque preferiamo giocare al pallone, quindi palla a terra, sovrapposizioni e purtroppo oggi non siamo stati messi nelle condizioni di poter giocare e non siamo preparati a giocare palla lunga. Sì, anche perché abituati col sintetico, però Sì. anche al di fuori di questo, diciamo che anche le fasce d'età che c'erano la differenza, però bisogna fare i complimenti a Sala Consilina col progetto che ha, ma bisogna fare i complimenti anche a voi per la costanza e la coerenza che avete nello scendere in campo e nonostante tutto questi ragazzi hanno una voglia e una grinta di giocare. Sì, noi comunque i ragazzi sanno che quando scendono in campo dal primo fino all'ultimo devono lottare, poi il risultato può essere favorevole o no, però loro comunque fino all'ultimo sanno che devono dare tutto. Noi abbiamo una fascia d'età molto piccola rispetto alla categoria, abbiamo 2002, 2003, 2004, anche 2005, quindi crescono tutti quanti insieme e comunque è un bel futuro, diciamo, anche se oggi non raccogliamo i risultati, però un domani ci potranno dare queste soddisfazioni. Ecco, un bel gruppo di ragazzi, non tutti di Sapri, ma la maggior parte vengono da Vibonati, dove io ho visto questi ragazzini, qualcuno di Torraca, dove ho visto questi ragazzini che volevano ripartire palla al piede, quindi non erano abituati a rilanciare il pallone sul campo scivoloso. Sì, purtroppo, come ho già detto prima, noi preferiamo giocare palla a terra, quindi ripartenze, sovrapposizioni, palla a terra e fare anche possesso palla, soprattutto. Però purtroppo non siamo stati messi nelle condizioni e quindi comunque abbiamo pagato, vuoi l'età, vuoi il campo e comunque si fa sentire anche la stanchezza. Giocare in questo campo, al di là di tutto, comunque è una grossa stanchezza.
Qual è la soddisfazione più grossa che hai avuto da questi ragazzi? Ma la soddisfazione è che comunque, ripeto, non si demoralizzano mai, anche abbiamo fatto partite dove gioco forza tra infortunati, persone che non potevano venire, siamo andati a giocare in 11. Quindi tutti quanti si sacrificano anche sapendo che comunque partono tra virgolette svantaggiati durante una partita. Quindi questa è la cosa più importante, più gratificante per un allenatore, cioè vedere il gruppo che comunque ti segue e va avanti nonostante tutto.